Venditalia 2016 continua per noi che corriamo, andiamo da una parte all'altra dei padiglioni perché ci sono davvero tantissime novità da documentare. E durante queste corse continue ci fermiamo in qualche stand un po' per rinfrescarci, un po' per incontrare degli amici, e uno di questi è il dottor Enrico Zoppas, il presidente di Acqua Minerale San Benedetto, che non è un volto nuovo per gli amici di bennitv.it. Bentornato. Grazie, grazie anche a voi, un compiacere essere qui e partecipare a questa manifestazione che estremamente importante, estremamente poi generatrice di idee e di rapporti. È vero, ci sono tantissime novità, tante nuove idee, tante nuove aziende che presentano i propri prodotti quest'anno a Venditalia 2016 e allo stand San Benedetto, oltre a qualche novità di cui magari parleremo tra pochissimo, si festeggiano anche i 60 anni della società. 60 anni sono tanti, sono tantissimi, dottor Zoppas. Sì, sono tanti, sono più di mezzo secolo, quindi passano chiaramente con molta rapidità, però lasciano anche uno strascico di storia, di cultura, che diventa importante per noi che abbiamo operato e collaborato con la società per renderla più efficiente, più attiva nel mercato, ma anche per quello che è il valore umano che questa rappresenta per tutti noi. Presidente, Acqua Minerale San Benedetto è un marchio storico per i suoi 60 anni, rappresenta la leadership in questo segmento di mercato e in questo caso voi vi trascinate una montagna di emozioni durate 60 anni. Possiamo riepilogare in sintesi i principali eventi di questo enorme periodo, perché 60 anni sono praticamente una vita. Effettivamente è una storia molto emozionante, soprattutto per chi l'ha vissuta e per chi oggi ne prende anche i valori. L'azienda è nata dal rapporto tra due imprenditori. Uno era la famiglia da cui io provengo e l'altro la famiglia Scatolin, che era proprietaria della fonte. Era una fonte che era vecchia di 300 anni, conosciuta nella Repubblica ancora Veneta, quindi ne conoscevano i benefici. L'azienda ha avuto una buona performance nei primi anni, finché i soci sono rimasti nella gestione. Poi i soci hanno voluto ritirarsi perché chiaramente la crescita della società richiedeva investimenti e loro non erano in grado di sostenerli. Ha avuto un periodo di defiance, dopodiché come membro della famiglia ho deciso di vedere cosa si poteva fare per recuperare proprio questi valori che erano estremamente forti e importanti. Ha assunto una bella responsabilità, un bell'impegno. Sì, è diventata una responsabilità e anche un rischio a livello personale. Però devo dire che l'azienda aveva già dentro di sé delle grosse capacità e non ha impiegato molto a mostrarle. Tant'è vero che in poco tempo l'azienda è andata in attivo, quindi ha mostrato la sua capacità anche di generare risorse e valori. E devo dire che poi, con l'apporto appassionato mio e dell'allora presidente dottor De Polo, l'azienda ha cominciato nel suo processo di innovazione che ci ha portato ai tempi d'oggi, dove ovviamente l'innovazione per noi è l'elemento fondamentale. Vediamo anche ai giorni d'oggi che continuiamo a generare idee, continuiamo a generare prodotti che siano più consoni a quello che è anche la trasformazione della società, dei valori e soprattutto di quello che i consumatori vogliono per il nostro futuro.
Mentre lei parlava, gli amici di VenninTV.it guardavano le immagini relative ai vostri prodotti. Voi avete una gamma di prodotti che si è arricchita anno dopo anno e che non termina di arricchirsi con delle novità che ogni anno andate a presentare. Non solo in manifestazioni come quella di Venditalia, ma anche altre manifestazioni. Voi siete attivissimi con il bio, con tutto ciò che è attenzione all'ecologia, con il pet biodegradabile. Voglio dire, avete davvero le skills di un'azienda leader, di fatto lo siete. Però quanta fatica? Beh, direi la fatica è compensata anche dal risultato, ma abbiamo sposato la sostenibilità come un fattore importante per un nuovo tipo di sviluppo, una nuova economia che si sta accreditando di giorno in giorno e che dà dei buoni presupposti per uscire dalla morsa della crisi che ha affondato i denti negli ultimi anni molto profondamente. E questo nasce anche da un rapporto di collaborazione anche con il vending, che ovviamente è a contatto con il consumatore e prima di tutti sono in grado di farci capire quali sono le nuove tendenze, le aspirazioni che il consumatore ha. Noi ovviamente cerchiamo di essere molto veloci e rapidi nel realizzarle, quindi questo connubio dà un potenziale notevole e credo che ci darà delle grosse soddisfazioni. Ne sono certo anche io. Noi parliamo spesso su VenninNews.it, il quotidiano italiano della distribuzione automatica, proprio di acqua minerale San Benedetto e di tutte le iniziative che quasi settimanalmente oramai andate a realizzare sul territorio. E oggi, nello specifico, a Venditalia 2016 presentate una primizia, un prodotto bio ancora una volta. Anzi, lo faccio dire a lei, cosa presentate a Venditalia? Beh, presentiamo una serie di prodotti biologici, primo il tè e poi ci sono anche dei succhi base di una percentuale di succo molto elevato, con anche presenza di camomilla, quindi dà per l'infanzia anche un appeal per avere un rapporto con il prodotto molto genuino. E credo che questo incontra il desiderio un po' di tutti, perché tutti abbiamo voglia di trasparenza, di naturalità e di genuinità nel prodotto. Il prodotto contiene zucchero di canna, quindi anche questo è un prodotto che è indubbiamente biologico e questo completa indubbiamente quello che è il desiderato un po' di tutti noi. Quindi... E allora io ho qui casualmente in mano un prodotto bio organic di San Benedetto, tè alla pesca con zucchero di canna, mentre vedo che nelle sue mani ce n'è uno praticamente identico ma al gusto di limone, e con questo brindiamo a questi 60 anni di San Benedetto, della società Acqua Minerale San Benedetto, con il presidente Enrico Zoppas, invitandolo a un nuovo compleanno dell'azienda nel più breve tempo possibile e festeggiandolo naturalmente con la stessa passione che da 60 anni continua ad esserci nel vostro lavoro. Salutiamo gli amici di VenninTV.it. Un caro saluto a tutti e, come ben detto lei, ai nostri amici, perché proprio nella natura del rapporto abbiamo trovato molte opportunità di sviluppo. Quindi grazie e un augurio a tutti di collaborazione, mi auguro per i prossimi 60 anni, soprattutto per l'azienda e per tutti voi. Cin cin, con le bottiglie dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Noi nel frattempo festeggiamo. Buono. È buono, Capperis è buono.